piacevole. Proviamo a vincere almeno questa contro il Regina. Vediamo che cosa succede. Ma se giochiamo così, veramente la Serie B ce la sogniamo. Pubblico delle grandi occasioni. Così importante. Gara che si disputa in un taglio gremito. C'è veramente grande attesa per questo match. Ovviamente non sono solo con me, come sempre, Lelia Dani. Gara valevole per il campionato di Serie B. Match dai tanti motivi di interesse. Su. Vai, accelera, che cazzo ti fermi, vai! No, che cazzo fai? Aiuto, forse qualcosa la riesco a fare, però da solo non riesco a fare niente! 1-0! Ho spuntato la forza così come si fa! Attenzione a Regina, attenzione perché ci prova! Il portiere non sa nemmeno tenere una palla! Vai! Vediamo che cosa sapete fare. Ottimo qui Tiki Taka. Vediamo se io ci provo. Mi ha fermato sul tiro. Non ci sarebbe mai arrivato. Non si sblocca il punteggio. Sempre 0-0. Vai. Puoi tirare. Sponta la forza anche lui. 2-0. Partita chiusa. Attenzione la Regina, ci prova. Sotto ritmo, ed è per prova a riaprirla il Regina. La mette in mezzo, però c'è la difesa. Attenzione, vediamo se ci arrivo, però non riesco a tenere palla. Perché è difficile. Niente da fare. Niente da fare. Continuando a giocare così. L'intercetto del campo. Sotto porta poi si stanno rivelando letali come più occasione deve. Attenzione il Regina la riapre. Al 45esimo la riapre il Regina. Pericoloso ora. Finiamo il primo tempo così. Dovevamo finirlo 2-0 il primo tempo almeno. Attenzione a Regina. Si prova. Traversa incredibile. Abbiamo rischiato brutto. Possiamo ripartire in contropiede. Vediamo se riesco ad accentrarmi. Prima di tutto vediamo se riesco a superarlo. Quasi ci sono riuscito, io ci provo lo stesso a tirare. Vabbè. Posizione impossibile. Solo, posso solo fare il tiro. 3-1, l'ho richiusa. Così si fa. Quarto gol della gara che fissa sul 3-1 il punteggio. Contrasto vincente. Adesso posso provarci di nuovo. Posso fare un altro tiro. Deviato. Bravissimo, ci provo, deviato ancora, ci prova anche lui. 4-1, ma come abbiamo segnato. Partita chiusa finalmente. Regina ci prova con tutte le sue forze. Tira fuori. Ci sono io da solo, bel passaggio, però me la sono allungato troppo. Ecco. Grazie dunque per l'aggiornamento. Può battere a rete. Tira! Ci puoi provare in tutte le tue forze. Vabbè, io non ci sono arrivato. No, me la son mangiata io perché pensavo che. Io pensavo che non me la passavo. Ho chiamato il passaggio, ma in realtà la palla mi era già arrivata. Vai tu a fare gol, visto che io non l'ho sfruttato. 5-1, partita finita. Abbiamo fatto l'assist. Un altro gol dunque e adesso il punteggio è sul 5-1. Fischia l'arbitro, gara che finisce con successo della squadra di casa, tre punti importanti. Adesso abbiamo il Pisa. Pisa-Palermo, raga. Dobbiamo vincere anche questa e continuare la striscia di vittorie fino alla fine del campionato, se vogliamo portare a casa il risultato. Sotto la pioggia, difficile campionato protagonista quest'oggi. Sfida ricca. Si prova dalla distanza, in questi casi ci dobbiamo provare in tutto e per tutto, come viene viene. Arriva il fischio. Già di hanno fatto fallo, però vabbè. L'ha ucciso. Intervento brutto. Che cosa fai? Primo giallo del match. Ci prova. C'è il tiro. Dall'avversario. Un'ottima serie di passaggi. Ci posso provare a tirare, ma in quelle condizioni non era per niente facile. Attenzione al Pisa, perché
riesce a bucare la difesa del Palermo. Se non si ricompattano bene, siamo fottuti. Grande intervento in chiusura, Toni. Vai, vai che ci puoi provare. Al massimo mi aspetti, ci provo io, me l'ha parata. Me l'ha parata, non è possibile. Non è possibile, non è possibile. Ci provo, madonna. Finisce il primo tempo così, 0-0. Mi chiedono la linea per quanto riguarda il match del Parma, andiamo a sentire. Prima rete del match per il Parma. Si sblocca dunque il match, 1-0. Non buttano via il pallone, preferiscono. Tirala, vai a tirare, vai a tirare, cazzo. Peggio che ora è sul 2-1 quando siamo al 65esimo. 1-0, primo gol fondamentale, ora vediamo se reagirà. 1-0 per il Pisa, raga. Questa partita finirà a minchia. Ed ecco dunque arrivato il primo. Non si è capito a chi volesse darlo. Invita la squadra a salire, vedremo se la loro spinta alla fine verrà premiata. Tiro rimpallato. Niente da fare, questa partita ormai è persa. 1, 2, 3, 4. Can I have a little more? 5, mi ha sostituito 6, di nuovo. 7, 8, 9, 10, I love you. Simuliamo la partita. Abbiamo vinto! Incredibile, abbiamo vinto, raga! Abbiamo vinto all'85esimo, all'88esimo. 2-1. Meglio così. Palermo su Tirol. Vediamo questa partita. Vai che ci possiamo provare. Sì, questo è bellissimo, questo è bellissimo. Ci posso provare a fare un tiro fortissimo. L'ha parato. Posso superarli. Ci posso provare. Deviazione. Sono qua. Ci provo di nuovo. 1-0. Queste sono le azioni belle. Attenzione perché il Sutrol non molla. Non molla, ci prova. Tiro molto debole per fortuna. Finisce questo primo tempo 1-0 per merito mio. Azione bella anche della squadra, per carità, ma quando fanno queste cose qua. Vuole il tocco verticale. Attenzione, pericolosa, molto bravo il difensore. Vomito, spero che non abbiate mangiato guardando questo video, perché veramente il vomito vi arriva alle stelle, vi arriva. Elia. È fuori gioco. Fuori gioco di sto cazzo, fuori gioco di sta minchia proprio, fuori gioco. Fuori dal campo. Un recupero. Vai, avanza pure tu, pure tu hai le gambe per correre, porco demonio. Rete per il Parma. Punteggio che ora è sul 2-1 dopo 62 minuti di gioco. Grazie, puntuale come sempre. Anticipa tutti su questo. Io non so quello che cazzo era, se era un tiro, un cross, non si è capito, però vabbè. Supera la metà campo, avanza la palla al piede della tre quarti avversaria. Se la vogliamo prendere sta palla, che dite? Hanno a disposizione il calcio d'angolo, devono sfruttarlo se vogliono i pari. Io non capisco perché mi toglie, io non capisco.